ciao Totti! Anche tu stai prendendo aria? Sì, è una bellissima giornata oggi! Hai visto? Finalmente splende il sole! Non ho resistito e sono uscita appena mi sono svegliata! È solo che mi stavo proprio chiedendo che cosa fare. Ah beh, io ho il mio giorno libero, sai? Quindi anche io sto cercando di trovare qualcosa da fare oggi. Ah, allora cosa dici? Potremmo fare qualcosa io e te? Ah sì, un'ottima idea! Cosa potremmo fare? Potremmo andare al mare? Ma secondo me è un po' presto. C'è il sole, però l'aria è ancora un po' freschina. Allora potremmo andare a fare shopping? Ehi ragazze! Ciao, che cosa fate di bello? Oh Daniel, anche tu sei in giro? Sì, ho una bellissima giornata oggi, non vedevo l'ora di uscire di casa. Ah, ciao amici! Anche voi siete qui? Oh, ciao Holly! Eh sì, stavamo dicendo che oggi era una bellissima giornata. Sì, volevamo far qualcosa. Ah sì, ottima idea, io ci sto, che cosa facciamo? Ah sì, che bello, finalmente farò qualcosa dopo una settimana di pioggia. Non vedevo l'ora. Ah ragazzi, cosa fate, una riunione? No, stavamo parlando che oggi è una bellissima giornata, allora pensavamo di far qualcosa. Ah sì, ottima idea, ci sto anche io. Che cosa stavate dicendo? Ho sentito che volevate far qualcosa? Oh, ciao Gufetta! Ciao a tutti! Sì, volevamo fare un picnic. Te cosa dici? Un picnic? Ma quando ti è venuta in mente l'idea del picnic? Beh, proprio adesso, infatti. L'ho pensato a voce alta. Cosa dite? Avete voglia? Facciamo un bel picnic? Ah, sì, mi piacerebbe tantissimo. È solo che ci tocca andare a comprare un po' di cose. O avete qualcosa a casa? No, io ho esaurito tutto in questa settimana di pioggia, non sono mai uscita. Oh beh, io uguale. Beh, potrei avere un pezzo di pane e delle banane. Io non ho niente. Quindi mi sa che ci tocca andare a fare la spesa. Facciamo così. Voi donzella andate a fare la spesa. E poi quando avete fatto andiamo a fare il picnic. Cosa dite? Ah, sei sempre il solito. Va bene, andiamo a fare la spesa, voi aspettateci qui. Ok. Oh Daniel, che bello essere maschio. Ah sì, hai proprio ragione. Ah, buongiorno ragazze. Buongiorno signora coniglio. Buongiorno. Avete bisogno di qualcosa ragazze, mi posso aiutare? Sì, dobbiamo fare un picnic, allora volevamo comprare un po' di cose. Ah, allora siete proprio al posto giusto. Guardate di qua, qui troverete tutti i biscotti, la pasta, la pizza. Mentre dall'altra parte dietro di voi troverete tutta la frutta. Oh, va bene, grazie signora coniglio. Aspettate che vi do un cestino. Ecco qua, qui dentro potete mettere tutto quello che dovete comprare. Buona spesa ragazze. Ragazzi, io direi che possiamo prendere la pizza, i biscotti, i cereali, la pasta, il pane. Cioè, vuoi dire un po' tutto? Sì, esatto. Ecco fatto, il primo cestino è pronto. Io direi di prendere un po' di frutta che ci farà bene. Abbiamo le mele, le banane e le carote. Ecco fatto. Ma sì, mettiamoci anche l'insalata. Ecco, il secondo cestino è pronto. Cosa dite, secondo voi può bastare? Ma io penso proprio di sì. Sì, sì, va bene così. Ok, allora andiamo alla cassa. Oh ragazze, mi avete proprio svaliciato il negozio. Ecco, la prima busta è pronta, la prendo io. Ecco fatto. Quanti buoni dolcetti e pizza che avete preso. La seconda busta è pronta. Eccomi qua. Presa. Bene, allora buon picnic ragazze. Grazie signora coniglio, arrivederci. Ah, finalmente siete arrivate. Ci avete messo davvero tanto. Beh, se venivate con noi sicuramente avremmo fatto prima. Però siete dei maschi e i maschi sanno fare poche cose. Ah, non farla simpatica Dotti. Beh, veramente hai iniziato te Geco. Ma va bene, comunque cosa avete preso? Avete preso un po' di frutta, di verdura. Avete preso la pizza? Sì, l'abbiamo presa. E la pasta? Sì, abbiamo preso anche quella. Va bene, sembra che sono state brave le nostre donzelle. Sì, Geco, hai ragione. Bene, allora che cosa aspettiamo?
Andiamo al picnic su? Ah, come si sta bene al sole. Oh sì, che bello. Allora ragazzi, Jacob, Daniel, quanto ci state mettendo? Oh sì, sto arrivando. Oh, mamma mia, quanto era pesante. Oh, mamma mia, adesso mi devo riposare. Oh, è stato super faticoso. Beh, a questo servono i ragazzi, no? Avete i muscoli e noi la testa. Eh già. Sì, sì, vabbè. Dai, adesso donne, preparate il tavolo, apparecchiate. Sì, uomo. Ecco fatto. Buon appetito, amici. Buon appetito a tutti.